Ciao a tutte, allora vado avanti a farvi vedere gli acquisti di New York, adesso farò vedere le cose che ho preso nelle loro farmacie e nelle loro drogherie. Allora inizio con questa palette di Milani che ho visto nei video di Panacea e mi aveva colpita molto questa palette. E quindi l'ho voluta prendere. Ci sono di tutti i colori. Io ho preso questa sul viola. Vedete che ci sono tutte le tonalità, dalla più scura alla più chiara. Scrivono molto bene, sono molto belli e quindi ve la consiglio. Ok. Poi ho preso questi due blush della Maybelline, che sono quelli Dreamouse. Questo è il numero 30 e questo è il numero 40. Questo è un bellissimo rosa. Non si vede. Quest'altro invece è un rosa molto più scuro. Ok. Poi ho preso questo lip gloss della Revlon, come quello di Madina. Praticamente ci sono questi colori. Voi andate a mischiarli, poi ve lo mettete su. Poi, sempre della Revlon, ho preso questa palette, che è quella con gli ombretti cremosi, da usare come base. Io ho già usato questi due e mi sono trovata bene. Non bisogna metterne troppo perché altrimenti rischia di andare sulla pieghetta. Ok. Poi ho preso della L'Oreal linea Hip Tuo questo ombretto, e questo mi dispiace tantissimo che non ci sia in Italia perché sono molto belli. Molto pigmentati, scrivono molto bene, i colori sono molto molto belli. Ne hanno fatti molti di diversi colori, tutti bellissimi secondo me. E qua in Italia non ci sono. Comunque, vabbè. Questo è un champagne e questo è un blu scuro molto molto bello. E qui, vabbè, qui sotto c'è lo specchietto. Poi sempre della L'Oreal linea Hip Tuo, ho preso questo blush. Anche questo è bellissimo e mi piace soprattutto la texture. È molto setoso, direi, molto molto bello. Anche il colore è stupendo. Un po' si vede. Molto bello. Ok. Poi ho preso queste due, sempre L'Oreal linea Tuo, queste due cremine illuminanti. Allora, questa che si chiama Gleaming ed ha sul oro e va usata come illuminante. Ok. E questa invece che dà sul rosa, direi un rosa dorato, sì, molto bello. E si chiama Inspiring. Ok. Poi, sempre della L'Oreal, questa palette con colori neutri. Poi ho preso della Rimmel questi ombretti cremosi che avevo già provato qui in Italia, perché li vendevano un po' di tempo fa, adesso non sono più in commercio e come ombretti cremosi sono molto molto buoni, tranne quello nero, ma non so perché. Comunque ho preso questo beige, sì, questo grigio argento, ecco, per quello ridevo, non è beige ma è bronzo. Questo grigio argento e questo invece è il beige. Ok, poi ho preso questo azzurro molto bello, questo nero che però non mi piace perché è troppo troppo cremoso, diventa quasi liquido, non liquido, quasi come se vi metteste del gloss. Che può andare bene, magari per fare un trucco così per 5 minuti, perché se lo tenete di più fa tutte le pieghette, ovviamente. E poi questo rosa, ok, e questi mi piacciono molto come base, in qualche video forse li ho usati, non mi ricordo. Poi della L'Oreal ho preso questo eyeliner che ho visto usare a Fafinetic, si chiama Lineal Intense, penso che si lega così, Carbon Black,
E a dire il vero, a me non piace perché un po' per il pettinino e un po' perché quando l'andate a mettere è come se si sgretolasse. Non mi piace per questo motivo. È nero nero, però appunto fa questa cosa strana, brutta che non mi piace. Poi c'è questa palette della Maybelline. E numero sì, la numero 46 per l'abbronzo, e praticamente ci sono ovviamente tutti i colori che vanno un po' sull'oro, sul bronzo. C'è questo champagne, diciamo, sì, questo bronzo rossastro e questo bronzo dorato. Molto bella questa palette. E anche questa della Revlon. Questa è sì, la Color Stay e si chiama Sultry Smoke, molto bella. Allora, se andate a New York, non spendete i soldi per comprare le palette o gli ombretti della NYX perché non vale la pena. Comprate queste della Maybelline, della Revlon, perché sono molto, molto più belli gli ombretti, nel senso che parlo proprio di qualità. Quelli della NYX sono farinosi, praticamente sono ombretti come quelli della palette che trovate. La mia palette di 120 colori è un po' come gli ombretti della NYX, che sono appunto farinosi. Non per questo non scrivono bene, i colori non sono belli, però secondo me non va bene, insomma, non devono essere così. Quindi allo stesso prezzo, visto che se ricordo bene costano la stessa cosa, prendete questi, la Maybelline, la Revlon, quando andate nelle farmacie lì le trovate ovunque e sono da preferire, ok? Poi ho preso, cosa vi faccio vedere adesso, il Lash Blast della CoverGirl. L'ho provato perché ne ho presi due, uno è lì ed è ottimo, non posso dire niente. Poi ho preso, aspettate che qui c'è un casino e devo ricordarmi quello che vi ho fatto vedere e quello che devo ancora farvi vedere. Ok, poi ho preso questo lip gloss della Revlon, che è praticamente un colore, direi un marroncino, no, un pesca, sì. È molto bello perché non ha brillantini, carino. E poi della Wet n Wild ho preso questo eyeliner che è un colore bellissimo, questo è turchese e ce ne sono tanti, tanti colori, però questo era quello più particolare, quello più vivace, più bello secondo me, e quindi ho preso anche questo. Poi costava pochissimo. Ok, poi ho preso la colla per le ciglia finte, la Duo, ho preso quella bianca che poi si asciuga. E se non sbaglio, questa dovreste trovarla anche alla MAC, se non sbaglio. Mi sforzo di dire MAC quando sono tornata da New York, perché al MAC Pro Store di New York ho chiesto apposta: ma si legge MAC o si legge MAC? Mi ha detto: non, assolutamente si legge MAC, quindi bisogna dire MAC. Ci provo almeno. Ok. Poi ho preso questi due burro cacao Carmex, anche questi li conoscete perché li avrete già visti nei video delle ragazze americane, e questo Burt's Bees.